presidente Andriolo, parte questa associazione. Tante menti che si mettono insieme con una grande finalità, la cultura a 360 gradi, il recupero delle tradizioni, il recupero del passato, però per guardare fortemente al futuro. Assolutamente sì. Banalmente, per sapere dove vai devi sapere da dove vieni, dove sono le tue origini. Anche perché, come ho detto prima, quando si pensa alla propria terra, alla casa dei propri avi, si pensa ad un posto dove, come diceva un poeta berbero di cui non sono riuscito a ricordare il nome, dove non si è mai stati per la prima volta e dal quale non si va via mai definitivamente, perché resta qualcosa di noi e c'è qualcosa di noi prima che noi arriviamo. Ecco, noi questo vogliamo fare, vogliamo capire fino in fondo la cultura dalla quale deriviamo e quali sono le possibilità per il futuro nostro e delle giovani generazioni. Ed è fondamentale per conservare la cultura, conservare la lingua, che insieme a quella cultura si struttura. Perdere pezzi della lingua, perdere pezzi delle strutture sintattiche, perdere pezzi del lessico significa inevitabilmente perdere pezzi della cultura. E noi questo non ce lo possiamo permettere, forse siamo già in ritardo forte. Il simbolo dell'associazione e il nome non sono stati scelti a caso? No, assolutamente no. Partiamo dal simbolo. Il simbolo rappresenta un loggiato, noto come il seggio, posto ad un'estremità della piazza principale di Teggiano, all'incrocio tra quelle che erano le due strutture urbanistiche romane, il Cardo e il Decumano, come si diceva all'epoca. E questa era la struttura dove fin dal Medioevo si riuniva la municipalità. Quando invece al nome, essendo l'oggetto primo del nostro impegno il recupero della cultura teggianese, l'espressione che più incarna questo aspetto è certamente il vernacolare alarianesa, con cui i parlanti locali indicano l'agire secondo gli usi e i costumi della gente di Diano. Scriverla in dialetto sarebbe stato forse un po' limitante, in italiano avrebbe perso tutto il suo fascino, l'unica cosa era scriverla nella lingua dei padri e degli avi, il latino. E così abbiamo fatto, ma con una licenza. Avrebbe infatti dovuto essere correttamente moredianensi, giacché la desinenza dell'ablativo degli aggettivi di seconda classe in latino è i. Ma in un antico scritto medievale abbiamo rinvenuto un riferimento a urbe dianense, forse per correzione linguistica, per volgarizzazione o per mero errore di stampa, ma ci è piaciuto e unanime i soci fondatori hanno deciso di mantenerla, di concedersi il vezzo anche come segno di contaminazione. Momento fortemente culturale questa sera qui a Teggiano, tante menti messe insieme per un grande scopo, la cultura che ha tantissime sfaccettature che faranno parlare fortemente di Teggiano. Esatto, secondo me andava fatto un intervento di questo tipo, cioè affrontare la cultura a 360 gradi creando un'equipe di studiosi, di appassionati, di persone in generale competenti in tutti gli aspetti che abbracciano la cultura teggianese, ma più in generale io arriverei a dire campano-lucana, perché noi siamo una zona di frontiera e come tutte le zone di frontiere riceviamo influenze da tutti i territori a noi vicini. Io sono stato felice di partecipare a questo momento bello, nel senso che un'associazione dà vita e che presenta lo statuto e quali sono gli obiettivi. Poi la cosa più bella è che si sono messi insieme più conoscenze in questa associazione. Poi si parla di un progetto ministeriale, quello sulle radici culturali. Io come Comune di Teggiano ho già aderito il 15 giugno ufficialmente alla rete marciana, che si parla di un turismo religioso. Questa rete marciana nasce soprattutto in tutti i paesi che hanno il culto di San Marco Evangelista. E vedo bene quello che stasera hanno fatto, nel modo come hanno presentato, il valore che hanno dato a quello che è un lavoro antico, il dialetto, che cosa significa, qual è il peso che ha avuto. Quindi hanno già lavorato con la scuola. Io creerò qualche cosa all'interno del mio bilancio comunale, una voce in bilancio, in modo che posso fronteggiare su quelle che sono e lasciare un messaggio chiaro alle generazioni future. E il fatto che nasca questa associazione Moridianense è
che tende soprattutto a valorizzare il dialetto teggianese. Per uno come me, che da un po' di tempo sta sperimentando la poesia in vernacolo teggianese, devo dire che è un'opportunità, un'occasione davvero importante. Anche perché in questo modo si viene a, come dire, a certificare una lingua che in effetti si stava perdendo. E questo anche grazie al lavoro egregio che ha fatto Vincenzo Andriuolo con il dialetto romanzo teggianese.